Domenica di Lazzaro, oggi la liturgia ci aiuta a meditare il Vangelo della risurrezione di Lazzaro. E voglio sottolineare questa frase che Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non muore e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E questa fede è il fondamento della vita cristiana e oggi è una delle verità di fede meno accolte, meno condivise. È perciò che noi vogliamo affermare la nostra fede, ci mettiamo davanti al Signore e preghiamo perché Lui è vivo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco la risurrezione, Gesù che dà vita a un uomo per dire che vuole dare vita nuova a tutti noi. Molta gente oggi ritiene che la morte sia la fine di tutto. E invece noi vogliamo affermare che crediamo in Gesù risorto e perciò crediamo che non moriamo per finire nel nulla, ma per incominciare una vita trasfigurata dalla gloria di Gesù risorto, questa vita eterna. E perciò diciamo la nostra adorazione al Signore che è vivo. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso e se qualche bene ho compiuto accettalo. Custodiscimi nel riposo, liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per questo possiamo pregare, perché Gesù è vivo e abita presso il Padre, siede alla destra del Padre. Concludiamo questa preghiera con l'esame di coscienza. Chiediamoci: qual è la cosa più bella che oggi ho ricevuto? Ho saputo rendere grazie? Qual è la cosa più buona che oggi ho compiuto? Ho saputo esserne contento? Qual è la cosa che avrei potuto fare per far contento qualcuno e invece non ho fatto perché ho pensato troppo a me stesso? Chiediamo perdono. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Pregate, continuate a pregare e a contemplare Gesù, il risorto. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.